Quanti trader vendono opzioni per incassare denaro tutti i mesi e poi, dopo il click, tirano fuori il rosario e iniziano a pregare affinché lo strike non venga raggiunto perché non vogliono essere assegnati? Poi ci sono quelli che mettono gli stop loss sulle opzioni perché credono che nemmeno le preghiere bastino e che quello sia l'unico modo per proteggersi. Beh, attraverso un pezzettino di una lezione della scuola ti mostreremo che invece di sperare o pregare, è possibile utilizzare dei modelli probabilistici potentissimi e vivere finalmente in modo sereno questa attività, vedendo finalmente crescere in modo costante e stabile la linea dei profitti. Buona visione. Facendo una simulazione dove scegliamo un livello di strike più basso, la 30. probabilità è del 94% e che tocchi nel transitorio quel livello di strike è del 92%. Allora, domanda, voi che trader siete? Siete molto speculativi, poco speculativi? E quindi la seconda domanda è, che strike scegliereste? Tra l'altro è interessante, a parte la narrativa affascinante del prof, ma è interessante il mondo nel quale cerchiamo a forza di portarvi, che è un mondo dove comunque non c'è una risposta perfetta, ma c'è una risposta adatta. Chiaramente ci sono delle risposte migliori, quelle nel mondo delle maggiori probabilità, ma poi ci sono delle risposte che sono più adatte al profilo. Per cui, cioè, io voglio prendere più soldi e tanto sti cazzi correggerò magari anche con delle tecniche più avanzate andando avanti nel tempo, oppure non voglio rotture di palle, quindi spero di non correggere tanto. E quindi mi metto più lontano e mi accontento di un premio minore. Cioè, la risposta perfetta a questa domanda non c'è. La risposta è io dove voglio stare, ma gli strumenti che vi diamo a disposizione, questo ripeto sarà uno strumento disponibile in Option Target a breve, e cazzarola almeno io posso scegliere sulla base di dati, perché se no scelgo sulla base di speriamo che non mi pigli, speriamo che non debba correggere, oppure è andato, speriamo che torni su, piuttosto dai, torna su e non correggo. E qui attaccano tutte le pippe, no? Cioè, e sarebbe meglio mettere un computer, un robot che al momento perfetto dello strike mi mette la copertura? E se poi quello ritorna su e io non me ne fossi neanche accorto? Cioè, qual è la cosa che è più importante fare? Cioè, non è il trading system che risolve i problemi, ma è stare a posto con se stessi e avere chiarito io chi cazzo di trader sono e quali rischi voglio considerare, quali sono le aree di comfort nelle quali voglio vivere e che capacità di controllo, gestione e correzione ho delle mie operazioni. Questa è la cornice nella quale possiamo costruire un'attività profittevole. Tutto il resto è basata sulla speranza e sul culo. Prima di proseguire, se ti appassionano le opzioni, sappi che qui sotto trovi un link per accedere ad un'area riservata gratuita ricca di contenuti. Potrai imparare o perfezionare quello che sai sull'argomento. E mi raccomando, lasciami un bel like a questo video se ti piacciono questi contenuti, fallo subito. E se non sei iscritto al canale, iscriviti per non perdere i prossimi video e anche per aiutarci a far crescere il canale. Per te è un gesto semplicissimo, ma per noi è importantissimo. Ma proseguiamo. Antonio, allora la probabilità di Option Target, come la probabilità che vi dà la TVS, è quella scadenza. La domanda che ci siamo posti noi è: ma se io volessi calcolare la probabilità nel transitorio, cioè qual è la probabilità che lo tocchi prima? E quindi questa simulazione, che è una simulazione Monte Carlo, risponde anche alla seconda domanda, per cui lui mi restituisce una probabilità a scadenza, che è leggermente diverso perché è leggermente diverso il modello del Ma 94,4 poi se c'è anche meglio vado la questione del break even o dello strike. esatto. Ah sì, e Cioè, chiaramente sì, no, no, qui chiudo. E mi dice che nel transito, allora questa simulazione, la seconda slide, ha cambiato lo strike, ci siamo messi a 30, vedete, non è più 31 come nel nostro caso. Quindi la scadenza, la prima probabilità del 0,94 in modalità percentuale è 94,4% e la probabilità a scadenza, così come fanno tutti i software. Se volete invece avere un'idea della probabilità che possa toccare quello strike nel transitorio, quindi secondo questa strategia voi state lì e vi sta dicendo ok, se lo tocca prima io devo intervenire, è ovvio che la probabilità è più bassa. Certo,
cioè del 92%. A scadenza, capito? Ragionare. Quindi significa che meno volete rotture di palle, più lontane dovete stare. Ok, grazie Antonio. Tra l'altro io credo che possa essere utile anche per non lasciare dei possibili futuri buchi di interpretazione sui modelli. Cioè, mentre questo modello, che ancora non c'è un option target, ma che ci sarà, in questo caso Maglio lo ha interrogato sullo strike. Cioè, Maglio l'ha interrogato dicendo: che probabilità ho che dentro questo spazio a scadenza, date queste condizioni, mi tocchi lo strike? E mi dà le probabilità. Su option target, la probabilità qui indicata è la probabilità che a scadenza noi ci troviamo sopra il break even, non lo strike. Se voi volete omogeneizzare, cioè se voi volete le probabilità sullo strike, dovete aprire le curve della curva delle probabilità e vi mettete sullo strike. Quindi vi mettete sullo strike e leggete 85-74. Perché? Perché le probabilità che sono scritte qua sono le probabilità di essere in profitto, quindi essere a break even. Ok? Quindi sono tutte informazioni importanti, che ora mi immagino che per qualcuno saranno anche complicate, ma tante cose, però sono qui, piano piano, da digerire e omogeneizzare, ma sono qui, quindi ci avete tutto. Quello che sarà spettacolare è quando aggiungeremo, ma stiamo già lavorando, perché questi qui sono fatti con un altro software, invece li dobbiamo metterli dentro con user experience, non vi dico il casino da risolvere per fargli plottare sto grafico, un casino. Comunque, la questione qui è sulla forza di un'ulteriore ancora decisionale, perché qui io sto cercando di capire, cioè qui c'è una differenza, e cioè che probabilità ho che a scadenza arrivi qui? 85%. Ma... e che succede se va e torna indietro? Questa qui è una rottura di palle, perché tanto io a scadenza allo strike correggerò. Quindi mi interessa molto capire se nel transitorio le probabilità si abbassano. Cioè se si abbassano molto, 90% figata, e poi scopro che nel transitorio sono il 70%, cazzarola, non è uguale. Quindi probabilmente posso scegliere un'operazione migliore. Questa è la logica, probabilità. Dati oggettivi, poi ci mettiamo la correzione. Tra l'altro scoprirete, mi farete un sacco di domande sull'opportunità di non mi conviene chiudere, fatele, cioè studiatele, guardatele, fate venire in mente le domande, piano piano risponderemo alle domande. Quindi una strada lunga, insomma, ma interessante. Io mi fermerei perché sono le 21:49, siamo andati molto oltre.